Amici telespettatori, buonasera. Diamo vita ad una serie di puntate di Polifemo incentrate sulla medicina sinestetica. Di cosa si tratta? Si tratta di quella branca della medicina che intende occuparsi del coinvolgimento contemporaneo, appunto simultaneo, dei cinque sensi, della multisensorialità. E ci ha dato lo spunto per valorizzare questa branca dello scibile il professor Pier Michele Mandrillo, che nell'ambito della Apulia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour ha dato vita ad una serie di incontri, un tour locations, come si legge appunto nella brochure, che si è snodato attraverso gli impegni di Cellino San Marco, Santa Cesarea Terme, Manduria e Carosino. E qui dinanzi a me abbiamo lo strumento, il casco, di cui il professor Mandrillo ci parlerà, attraverso il quale appunto avverrà, dopo magari una buona e sana degustazione di un bicchiere di vino, e quindi vanno sottolineate le proprietà appunto terapeutiche e salutistiche del vino, attraverso questo strumento verrà appunto esaltata la multisensorialità. Beh, professor Mandrillo, io non sono un medico, sono un profano della materia, ho apprezzato i suoi sforzi, gli sforzi di tutto il suo staff, della sua equip, ma ci dica tutto lei delle caratteristiche di questi incontri. Grazie dottor Abate e grazie ai telespettatori. L'idea nasce dopo anni di studio e dopo aver realizzato, ideato e brevettato l'FNFI Sensory, di cui parleremo fra un attimo, questo casco multisensoriale. Professor Mandrillo, ecco qui l'oggetto misterioso presentato in queste serate. Ce lo descriva, ce ne parli. Beh, tanto misterioso, dato il successo che ha avuto in queste serate, non lo è più, e l'AISA, i colleghi Odorisio e Fischetto siamo veramente contenti. Il casco nasce da un'idea, da uno studio di anni, in particolare con la collaborazione del dottor Fischetto, un collega carissimo di Brindisi, un odontoiatra prestato all'elettronica. Lui stava studiando da anni i LED. Io negli stessi anni studiavo l'azione dei colori sul rilassamento corporeo nel determinare una attivazione delle endorfine, di queste sostanze neurochimiche del nostro organismo deputate al realizzare una condizione di benessere psicofisico. Unendo le forze ci siamo cominciati ad occupare della ideazione di questo casco. Quello che vedete è un prototipo, il casco sarà in commercio dal 1 gennaio 2017, perché un'azienda di Roma, leader nel settore delle attrezzature medico-estetiche e della medicina del benessere, proporrà la vendita addirittura in 47 paesi al mondo. Il casco nasce come un luogo fisico tecnologico. Vedete già la forma ricorda abilmente quella dell'utero materno, dove tutto accade. Volevamo insomma dare all'essere umano, in una condizione di stress fisico, il ritrovarsi in un luogo a lui congeniale, quindi l'utero materno. All'interno del casco, abbreviato chiaramente come nome, c'è l'arrivo di tre stimolazioni sensoriali. In particolare, in questa parabola trasparente arrivano la stimolazione sensoriale luminosa data dai LED a diverse frequenze luminose, arriva ulteriormente una stimolazione del senso dell'udito con musiche a frequenza bineurale che sintonizzano le onde alfa, beta e teta cerebrali, e la particolarità è che sempre nella visiera è allocata la stimolazione olfattiva con la aromaterapia inalatoria. Gli altri due sensi, il senso del gusto
viene stimolato, così come accadrà nel tour scientifico, dal bere una dose terapeutica di vino, e il senso del tatto viene stimolato da apposite sfere di radica di legno di olivo che il paziente automassaggia all'interno del palmo della mano, oppure che l'operatore fa roteare all'altezza del plesso vagale, quindi in corrispondenza più o meno dell'ombelico. Perché nasce questa idea? Perché nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà lo stress prima causa di malattia al mondo. I nostri studi in questi anni, e di prossima pubblicazione a dicembre, uno studio che dimostra come l'azione della maschera può essere impiegata, del casco, anche a livello di medicina estetica, perché non solo con la frequenza del rosso stimoliamo i fibroblasti ma anche l'elastina, ma questo fa parte di un altro capitolo. L'azione invece della luce turchese, in particolare dell'indaco, i pazienti ci dicevano associava una condizione di estremo benessere. I pazienti durante le sedute non volevano più che staccassimo il casco. Da qui allora tutta una progettualità, tanto che concorriamo quest'anno anche al concorso europeo di design proprio di questo nostro casco. E allora assemblare tutte queste afferenze tecnologiche per stimolare, come diceva nell'introduzione il dottor Abbate, una nuova forma di medicina che io stesso ho codificato, unica al mondo, chiamandola appunto medicina in quanto oggetto di cura sinestesica, cioè determinante le sinestesie polisensoriali legate all'attivazione sinergica di tutti e cinque i sensi per determinare una condizione di benessere psicofisico. Proprio l'etimologia greca sion aistanomai, il sentire appunto contemporaneamente, il provare sensazioni, avvertire qualcosa di aistanomai, è il sion appunto che indica la contemporaneità, la simultaneità di queste percezioni sensoriali. Al pari di quello che accade ormai a Londra da anni, e cioè la Wine Week, questa settimana nella quale si celebrano le caratteristiche del vino, e come presidente internazionale di AISA mi è venuta l'idea di celebrare anche in Italia, in particolare nel nostro grande Salento e poi in una regione gemellata, l'Abruzzo, la Wine Week. Occorreva però fare una start-up, e cioè approfittare dell'evento temporale estivo per celebrare una sorta di tour itinerante anche nel nostro grande Salento, terra storica del vino. Non a caso nella presentazione parliamo di Orazio Flacco, che celebrando il fiume Galeso ebbe a paragonare il nostro primitivo al Falerno, esaltando le qualità proprio del nostro vino. Allora abbiamo pensato, coinvolgendo quattro location importanti, la prima data dall'amicizia e dall'aspetto proprio di mentore, di mecenate del mio carissimo amico Albano Carrisi, di ospitare la prima serata. La seconda serata poi è stata ospitata magistralmente in una location naturale straordinaria, la terrazza delle piscine sulfuree di Santa Cesarea Terme, legata in particolare all'amicizia del direttore sanitario delle Terme, dal dottor Rocco Bleve, e dal presidente del comitato scientifico delle stesse Terme, il dottor Pierluigi Camboa. Poi la terza tappa, una tappa storica per me, una tappa del cuore, l'amicizia con Ernesto e Sabrina Soloperto di Manduria, delle omonime cantine, per celebrare il loro papà, il cavalier Giovanni Soloperto, che nel 1975, illuminato, ebbe a dire, a sostenere che il nostro primitivo, il primitivo di Manduria, non doveva essere regalato ai compratori del nord che magari con abili maestrie e con qualche litro d'acqua in più lo trasformavano in vino per le tavole degli italiani. E quindi ebbe a sostenere per primo l'idea di un consorzio di tutela del primitivo e di imbottigliare il nostro primitivo. E quindi siamo stati lì nelle cantine Soloperto proprio a celebrare questa data storica del cavalier Giovanni Soloperto. Non poteva mancare la conclusione del tour in un comune storico della nostra provincia, il comune di Carosino, sede da 50 anni della Sagra del Vino, e quindi il 17 di agosto saremo lì al Castello d'Ajalavalva.
Bene, il professor Mandrillo ci ha esposto questo tour e partiamo in questa puntata dalla prima tappa, quella appunto tenutasi presso le tenute Carrisi in quelle di Cellino San Marco, provincia di Brindisi. Apulia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour, professor Mandrillo, una iniziativa scientifica legata alla natura e legata alla nostra terra. Legata alla Puglia, questa nostra grande regione conosciuta da oltre 2000-3000 anni, il conto si perde nella notte dei tempi. Presentazione internazionale di medicina sinestesica e non poteva non essere nella location più bella, più affascinante, più straordinaria, più storica, più porta del mondo, Tenute Albano Carrisi. Grazie Albano. Albano Carrisi con la Tenuta Carrisi appunto ha voluto da vero ed autentico mecenate ospitare la Puglia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour, un dovere, un atto di amore verso la propria terra, un rispetto religioso della natura attraverso pratiche mediche che ovviamente si rifanno ad un legame indissolubile con la natura. E la domanda qual è? Beh, è un plauso alla sua... Hai detto tutto così bene che devo aggiungere, bravo, complimenti per la domanda e per la risposta. Le ragioni profonde per cui lei ha voluto... Le profonde che quando incontri dei geni per strada e questi geni poi appartengono alla nostra amatissima Puglia, devi spenderti in maniera positiva perché è così positivo ciò che sta presentando il dottor Pier Michele Mandrillo che è una gioia sentirlo, una gioia vedere che cosa frulla nella testa di questo grande uomo e le cose, i benefici che gli altri che ascoltano potranno ricavarne da questo tipo di progetto. Dei benefici legati alla natura che il nostro sud, forse solo il nostro sud sa darci. Ma non direi solo il nostro sud, solo il nostro nord, solo la nostra Italia. In questa terra c'è questa bellissima realtà e dobbiamo evidenziarla con tutti i nostri sforzi, con tutto il nostro piacere, con tutto il nostro orgoglio. Ecco, parliamo di orgoglio in questo caso, perché come ben sappiamo siamo sempre un fanalino di coda, da sempre. È giusto far sentire anche un po' di voci. Un'eccellenza nell'ambito scientifico questa iniziativa? Direi proprio di sì, una eccellenza, una novità e soprattutto una soluzione a tanti problemi dell'anima e del corpo. Sogni. Quanti sogni si fanno, sogni che un'età più non hanno. Tu pensi di bere un bicchiere di vino, ma stai bevendo un buon bicchiere di storia. Oltre i nostri pensieri, sogni bianchi come mattine, grandi nelle loro vetrine, forse un domani migliore o un fantastico amore danno sempre di più. E li ritrovi accanto quando dovrai stringere i pugni. Mieru, 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 lalla, li culuri te face gaccia. Mieru, 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 lalla, li culuri te face gaccia. Venga a darti una mano.
ovviamente per una grande produzione occorre una grande cantina e ne ho costruita un'altra, ma questa non la voglio chiamare cantina, la voglio chiamare cattedrale del vino. Perché cattedrale? Perché secondo me, dimostrato storicamente, fin dai tempi biblici, i due elementi, olio e vino, sono stati gli elementi più importanti, basilari. Vedo questi due elementi, e lo sappiamo, come medicine, medicina di Dio, se vogliamo. Quando scappai dal Sud Italia, io ho fatto una promessa a mio padre Carmelo, dissi: un giorno tornerò e farò una vinicola e il primo vino avrà il tuo nome. Quella promessa l'ho mantenuta e questo vino sa dei profumi del profondo sud. Il primo al mondo a parlare e a scrivere del vino è stato Platone. Ne ha descritto tutte le caratteristiche positive di questa bevanda antica. Io sono nato in provincia di Brindisi, che faceva parte allora della vecchia Magna Grecia, e ho dedicato un vino a Platone semplicemente perché, da figlio della ex Magna Grecia, è giusto dedicare un qualcosa a un grande che ha reso grande il vino. Taras è il vecchio nome della città di Taranto. Taras è il mio primitivo in purezza. Taras rappresenta una moneta con un delfino e il ragazzo in groppa. Era un cantante, si chiamava Rione, fu derubato, buttato nel mare, il delfino lo salvò, quelli che l'avevano derubato andarono a finire in galera, lui fu accolto a corte, cantò per il re e lo riportarono a casa con tutti gli onori. Tu pensi di bere un bicchiere di vino, ma stai bevendo un buon bicchiere di storia. Siamo qui in presenza, lo dico senza immodestia, ma dal punto di vista scientifico, Albano è l'unico cantante sinestesico al mondo. Grazie. Bontà tua. Lui esagera sempre, soprattutto in serate come queste. Io sono sempre ammaliato da questo tipo di novità, questo tipo di novità che serve a far star bene tutti coloro che vogliono stare bene. E tutto ciò che si è inventato insieme alla sua troupe è fantastica, me l'ha spiegata per filo e per segno, con dei dati di fatto che ti toccano l'anima, e non si può restare indifferenti a un avvenimento del genere. Poi mettiamoci dentro anche un po', ed è giusto che sia così, quello che è il sapore della Puglia, quello che è l'essenza della Puglia, quello che è un elemento come lui che sta dando veramente delle cose fantastiche a favore della salute degli altri. Stranamente lui nasce, ma neanche tanto stranamente, nasce in una città di Taranto che, come ben sapete, è stata una delle più belle città nei secoli scorsi, nei millenni passati. Poi è arrivata la violenza dell'Ilva, è arrivata a cancellare. Grazie, grazie. A cancellare con tanti schiaffi, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo per 50-55 anni, adesso non saprei esattamente la data quando è iniziata, ma mi auguro che arrivi la data che finisca, perché questa terra ha una vocazione turistica, ha una vocazione agricola, ha una vocazione artistica anche, ma noi pugliesi che c'entriamo con l'industria? Poi l'industria perché? Vengono qua per sporcare, per portare tutto questo acciaio dove? E qui mi fermo perché il discorso è molto lungo. È vero, sì, hanno dato lavoro a tanta gente, ma hanno dato anche lavoro a coloro che lavorano nei cimiteri. Quante nuove tombe hanno dovuto fare? Quanta gente ha dovuto dire addio alla vita per colpa di tutto ciò che questi funghi di cemento vomitano quotidianamente? Ho visto delle scene in televisione, sempre riguardanti l'Ilva,
e sembra proprio guardandole ma neanche l'anticamera, il centro dell'inferno proprio, fuoco, fulmini, saette, e questa gente che si avvicina al fuoco con non quel fuoco che ci appartiene, quel fuoco della legna, quel fuoco che conosciamo bene, che ci appartiene da generazioni, ma quel fuoco che purtroppo sappiamo quanti danni ha fatto. Io qui mi fermo ma mi auguro di poter condividere con voi il giorno in cui questa storia Ilva dovrà cambiare indirizzo. Questa storia Ilva si chiamerà, che ne so, la New Disneyland World a Taranto. Abbiamo un po' di diritto al divertimento, assicurare ai bambini un futuro migliore, un futuro lontano dai pericoli, un futuro dove si respira aria pura, e di là ce n'è tanta, e qui nel centro del Mediterraneo di aria pura ce n'è veramente tanta. Perché inquinarla? Si starebbe bene anche senza Ilva, sono straconvinto. Ognuno di noi può scegliere strade diverse per star bene, e non certamente quella di andata e ritorno da quello stabilimento che di problematiche ne ha regalate veramente tante. Mi fermo e passo la parola al dottor Mandrillo, però che cognome che c'è io. Grazie per averlo ricordato. Di solito le premiazioni si fanno alla fine. Albano è diverso. Chiarisco. Albano è diverso perché la rivoluzione lui non la racconta soltanto, la rivoluzione la mette dentro. Questo penso che sia il suo valore aggiunto. Lui è un cantante conosciuto in tutto il mondo perché ha il coraggio di essere quello che è, non cambiare mai. E per questo noi ti saremo sempre grati. Ed AISA, l'Accademia Internazionale di cui ho l'onore di essere il presidente, ha voluto celebrare questa serata del 2 agosto 2016 a Cellino, consegnandoti questa targa ricordo. Grazie a nome di tutti. Grazie a voi. Ora un break pubblicitario. Devo dire però che questa medicina sinestetica, nata da un'idea e dalle evoluzioni dagli studi scientifici portati avanti da un nostro conterraneo, il professor Pier Michele Mandrillo, docente universitario a contratto presso appunto le università degli studi di Chieti, di Foggia e di Roma Tor Vergata, questo coraggio, questa forza scientifica del professor Mandrillo ci sta facendo scoprire anche dei lati inediti, interiori del nostro essere attraverso appunto la multisensorialità, attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi, attraverso appunto la medicina sinestetica. Benvenuti in Puglia, perché la Puglia nel 2014 è stata nominata da National Geographic e da Best Travel e da Loyalty Planet, che è la più grande, la più autorevole agenzia di organizzazione dei viaggi, è stata nominata la regione più bella del mondo. E non poteva essere diversamente, perché ne abbiamo tutti i requisiti, e di questi requisiti stasera vogliamo parlare. Benvenuti in Puglia, abuso di un termine usato dalla nostra regione Puglia nello stand di Vinitaly di qualche anno fa, in quella terra dove la terra diventa vino. In questa regione, dice un famosissimo enologo, il vino diventa velluto. Grande bevibilità, tannini maturi ed eleganti, vini dal pugno di ferro in un guanto di velluto. Stiamo già parlando di medicina sinestesica, e cioè la coniugazione contemporanea e sinergica di tutti i sensi del nostro organismo. Benvenuti in Puglia da parte nostra. Per lanciare sono particolarmente contento di questo lancio internazionale tra amici, di un nuovo marchio, un marchio creato dal sottoscritto, dal dottor Fischetto, dal dottor Dorisio, un marchio del quale, come diceva Albano, sentiremo parlare. Esteate Life Motive, che è il nostro marchio sanitario, Wine Ilte, cioè il vino come salute, ma soprattutto del turismo salutistico multisensoriale. Sarà questo il trend dei prossimi anni, ne siamo convinti.
La Puglia dunque è regione del turismo e della salute. Perché io vi racconterò stasera quello che accade invece nel nostro cervello umano con l'attivazione contemporanea di tutti e cinque sensi. Un Tarantino nel 2014 idea nel mondo la medicina sinestesica, e cioè come determinare nei pazienti una condizione di benessere liberando endorfine, stimolando in contemporanea tutti e cinque i sensi. Questo è l'evento al quale Albano ha creduto, questo è l'evento che in anteprima mondiale mi si accappona la pelle e il cuore, perché è la verità. Io voglio condividere stasera con voi, amici. Medicina sinestesica, allora, l'attivazione contemporanea, sinergica, nello stesso microsecondo di tutti e cinque i sensi dell'organismo. Un gesto, un suono, una sinfonia, una sacralità, tutto questo c'è nel momento in cui il nettare di vita, il vino, entra nel nostro bicchiere. Agitandolo si crea un legame tra noi e quel succo d'uva, genera una emozione, genera una sensazione. Siamo con il dottor Giuseppe Fischetto, docente universitario presso l'Università degli Studi di Foggia di medicina estetica in odontoiatria. Dottor Fischetto, lei è un po', come dire, la mente di questo casco. Ecco, come è nata questa idea, come si è evoluta e i benefici, proprio l'utilità di una apparecchiatura del genere? L'idea è nata al fatto di non credere che gli americani avessero messo in commercio queste luci, che in effetti potevano creare dei benefici soprattutto alla pelle. E pensavo che fosse solo una questione di business loro. E essendo io un appassionato di elettronica, ho deciso di costruirmi per conto mio dei LED, diciamo, primordiali, e sperimentarli su alcuni pazienti. E mi sono dovuto ricredere, perché la cosa funzionava bene. Allora dall'inizio ho creato un primo casco rudimentale fatto in alluminio, e che ne ho creati una decina. Ho distribuito questi caschi a colleghi selezionati, abbiamo provato insieme questo esperimento, abbiamo fatto questo esperimento insieme e abbiamo riscontrato che in effetti la cosa funzionava. E fatto questo, abbiamo girato un po' l'Italia per proporlo ad alcune ditte, abbiamo trovato molta difficoltà, devo dire. E finché poi c'è stata una ditta di Roma, la GMV, che ci ha contattato, ha creduto in quello che facevamo e ha iniziato a costruire i primi prototipi. E speriamo che la cosa possa prendere piede e possa diventare un bene comune per tutti quanti. Dottor Pietro Odorisio, docente universitario di medicina estetica in odontoiatria presso l'Università degli Studi di Foggia. Ci riveli, per così dire, le caratteristiche di questo casco di cui parlavamo con il professor Mandrillo. Le caratteristiche di questo casco sono, ecco, quelle di unire in una tecnologia innovativa e unica la compresenza di stimolazione di tre sensi: la vista, l'olfatto e l'udito, e inoltre quindi è la base principale della medicina sinestesica che abbiamo coniato e che portiamo avanti con i nostri studi. Siamo con il professor Massimiliano Baccanelli, presidente di Assospa Manager. Il professor Baccanelli è docente universitario presso Tor Vergata, Roma, di corsi universitari in ambito di estetica. Professor Baccanelli, una sua illustre presenza qui, l'importanza dell'evento di questa sera. Benissimo, buonasera a tutti. Questo è un evento che mi ha molto incuriosito, perché ha a che fare appunto con il benessere da un altro punto di vista. Dunque, noi ci occupiamo di formare, di selezionare alcune figure professionali
che hanno a che fare con ambienti legati alle spa, alle beauty farm, ai centri estetici, e dunque per noi il benessere è un benessere veramente a 360 gradi. Questa iniziativa è stata molto interessante perché possiamo associare appunto il vino, possiamo associare delle sensazioni particolari che rientrano nel piacere della vita, nel piacere dello stare bene, e in questo contesto devo dire che ha un grande, grande beneficio. Professor Baccanelli, un filo diretto con la natura, questo potrebbe essere, si potrebbe dire, il minimo comun denominatore degli interventi e così del succo, per così dire, di questo incontro. Sì, una cosa molto importante è legare il benessere alla regione. Dunque, quello che abbiamo trovato molto interessante è legare appunto i prodotti della terra e portarli nelle spa, portarli negli alberghi. Questo noi lo facciamo anche in Alto Adige, lo facciamo anche nella campagna, e formuliamo di informazioni legate al territorio. Dunque, la cosa che ho trovato molto interessante è parlare appunto di Puglia e portarla all'interno di strutture che hanno a che fare col benessere. In una realtà, quella odierna, maledettamente industrializzata, un ritorno alle origini, alle antiche origini legate inesorabilmente con la natura. Sì, è molto importante perché oggi c'è una richiesta importante di territorio, dunque dai grani antichi, dalla riscoperta di appunto sementi regionali. Qui abbiamo ad esempio il senatore Cappelli, che è stata un'eccellenza italiana, e dunque riscoprire un po' tutto quello che fa il territorio e ritornare a un vero chilometro zero, cioè tirar fuori quello che offre veramente la regione e farla conoscere, perché può essere un mezzo veramente importante anche per muovere il turismo e muovere tutto quello che orbita intorno al benessere. Ed eccomi vicino a questo apparecchio, a questo casco, e proprio per comprendere meglio la multisensorialità, per comprendere gli effetti benefici del vino sui cinque sensi, ho deciso di sottopormi personalmente a questo test, perché vedete, noi giornalisti parliamo, esponiamo idee, situazioni, commentiamo, però è anche giusto viverle in prima persona, e solo vivendole potrò, come dire, in tutta sincerità, come ho sempre fatto nella mia vita personale e professionale, esprimere quello che ho provato. Beh, per un attimo ribaltiamo i ruoli e sarà il professor Piermichele Mandrillo a rivolgermi le domande. Oltretutto è un collega giornalista, quindi gli posso cedere il microfono. Grazie, un paziente d'eccezione, paziente test di questo test scientifico di medicina sinestesica. Il dottor Abbate, con spirito amicale ma anche con spirito molto arguto e illuminato, si è voluto sottoporre al test. Come lui ha potuto provare, è una tecnologia multisensoriale, per cui lui ha potuto godere in contemporanea della stimolazione visiva dei LED. Cosa le ha generato? Ma innanzitutto un senso proprio di rilassamento.
Questa luce azzurra, blu, mi dava quasi l'idea di essere in una sovradimensione, quasi fossi in un sospeso in un'altra realtà, per così dire. Questa musica dava un senso proprio di pace, di quiete, sembrava quasi di astrarsi dalla realtà concreta e vivere in un iperuranio, vivere in un sovramondo, appunto, un senso di pace, un senso di tranquillità, un senso di distacco dalle, così, dalle lotte, dallo stress terreno. La stimolazione olfattiva invece a mezzo della lavanda. Sì, sì, anche questa ha completato quel senso di pace, l'essere sdraiato, il sentire appunto questa musica, questo colore appunto blu, celeste, insomma, e questa stimolazione olfattiva che completava. Ecco, devo dire veramente c'è stata un'azione sinergica, multisensoriale, i cinque sensi che contemporaneamente interagivano e quindi determinavano uno stato di benessere. Per la prima volta il vino è impiegato come terapia. Lei ha percepito questa condizione nuova di un liquido al quale siamo tutti abituati, attraverso, come abbiamo dimostrato, la storia e la scienza le ha potuto portare questo beneficio sensoriale? Sì, certo, intanto il gusto, l'aver degustato il vino, ma anche quel senso di benessere che una buona dose di vino porta a chi ne fa uso. A chi consiglierebbe questo test di medicina sinestesica, dottor Abbate? Io lo consiglierei sinceramente alle persone sottoposte a stress familiare, ma anche stress lavorativo, perché viviamo in una realtà in cui non si ha più il tempo di riflettere. È passato per sempre purtroppo il tempo della poesia, della riflessione, e c'è questa frenesia di correre, no? Faccio così, voglio rendere con un'immagine plastica, per esempio la dimensione di Milano, ora ci astriamo un attimo da Taranto, sono stato una quindicina di giorni fa e vedevo questa gente, arrivava a mezzogiorno come dannati, si muovevano avanti e dietro, una iperattività che non è un sintomo di benessere, ma è un sintomo di stress e di accumulo di tensione. L'ultima domanda, cosa ha provato pensando che questa tecnologia di vita, questa tecnologia di benessere, quasi da contrapporre alle tecnologie della morte alle quali purtroppo siamo abituati, questa tecnologia ideata, disegnata, brevettata, nata a Taranto in questa nuova forma di medicina del benessere che nasce proprio a Taranto? Ma per me dovrebbe diventare proprio una sorta di terapia mirata e periodica. Io penso che il sottoporsi periodicamente, ciclicamente a questo tipo di terapia possa portare dei benefici, quantomeno immediati, ma i tanti momenti di rilassamento, andandosi poi a sommare, penso che determinino un effetto più duraturo. Il fatto che sia proprio made in Taranto, cosa le ha generato? Beh, una soddisfazione, perché Taranto è purtroppo la terra dell'Ilva e io, sapete tutti le battaglie che conduco contro il mostro, però dico anche che ci sono delle professionalità, delle eccellenze come lei, professor Mandrillo, come la sua equip, come i suoi collaboratori, e allora valorizziamo l'esistente, perché poi è brutto vedere che ci sono tanti giovani, tanti neolaureati, tanti studiosi di Taranto che devono lasciare Taranto. È molto più difficile rimanere a Taranto e migliorare le cose all'interno, cosa che voi siete stati in grado di fare. Grazie per aver letto questo nostro messaggio. Infatti dalla nostra Puglia, da Taranto, come cervelli non siamo emigrati. Noi vogliamo rimanere, noi vogliamo cambiare il volto di questa nostra città, e come avevano scoperto 2000 anni fa tantissimi nomi illustri, noi vogliamo portare nel Grande Salento, nella nostra Puglia, questo nuovo tipo di medicina che possa diventare il plus meritato per essere stata nominata nel 2014 la regione più bella del mondo. Grazie. Riprendo il microfono, professor Mandrillo. Intanto io vi ringrazio per l'opportunità, è stata una bella
esperienza e invito altri a ripeterla. Noi come Polifemo L'Occhio di Abate, come Delta TV, seguiremo in questo iter nelle varie realtà cittadine questa sperimentazione e seguiremo l'evolversi, perché questa esperienza penso che debba diventare il punto di partenza, debba diventare davvero la prima tappa di un percorso che deve avere una sua diffusione appunto capillare in una realtà come il nostro paese, estremamente stressato, è il caso di dire. Io la ringrazio. Buona terapia. Intanto ora ritorniamo nel nostro mondo televisivo e ce ne andiamo in pubblicità. Termine di questa prima puntata sulla medicina sinestetica tenutasi a Cellino San Marco, vogliamo così darvi qualche anticipazione e manderemo in onda alcuni flash relativi agli appuntamenti successivi, quello di Santa Cesaria Terme e quello di Manduria. Poi ovviamente in una puntata ancora successiva che si terrà nel mese di settembre, faremo un po' il punto di questi incontri, una puntata riassuntiva di questo tour relativo alla medicina sinestetica. Siamo ora con il dottor Rocco Bleve, direttore sanitario della struttura termale di Santa Cesaria Terme. Avete sposato questa iniziativa della medicina sinestetica presentata, portata avanti dal professor Mandrillo. Quali le ragioni di questa vostra adesione? Ma inizialmente c'è stato proprio un entusiasmo nel primo incontro che abbiamo avuto con il professor Mandrillo, che ho avuto il piacere di conoscere per un altro motivo, e quindi è scattata subito questa sinergia per questo progetto che per me era un po' colpo di fulmine scientifico, potremmo dire. Diciamo un colpo di fulmine scientifico che si inserisce nel contesto in cui noi come Terme ci siamo a pieno titolo. Quando si parla di benessere, quando si parla di stimolazione contro lo stress, quando si parla di tutto ciò che può far star bene senza la necessità di assumere per forza farmaci, e noi siamo i primi che disponibili, pronti, e questo ci ha veramente convinto a sposare questo progetto. Un equilibrio fisico che naturalmente deve partire da un equilibrio psichico. Certo, e questo si concentra bene, perché al di là di quello che sono le modalità, gli stimoli specifici, ci si trova in un contesto che è quello che può permettere di far star bene. Pensare alle terme, un luogo di benessere in cui si allontana dallo stress quotidiano, alla possibilità di fare dei trattamenti di medicina estetica, alla possibilità di fare dei trattamenti di prevenzione per quelle che sono le comuni patologie, sicuramente per noi è un contesto che a nostro avviso si addice a questa iniziativa, e il motivo poi fondamentale per cui l'abbiamo sposata e la sosteniamo, e se abbiamo altre possibilità, se ci sono in futuro altre possibilità, saremo sempre pronti a fare la nostra parte. Direttore delle Terme, al presidente della Società delle Terme. Rocco, grazie per quello che sei, per quello che ci hai dato. Grazie a voi. Benvenuti in Puglia. Non è una frase fatta, non è una frase di marketing, non è una frase di convenevoli soltanto. Benvenuti nel Grande Salento, io lo dico col cuore in mano da tarantino, perché da sempre sentivo parlare i miei nonni di questo legame che lega le nostre province e di questo grande legame che legava anche Taranto alla presenza dalle nostre parti dei salentini che venivano impiegati come collaboratori, non mi piace dire come manovali, perché la dignità umana ha un valore che si chiama collaborazione, e quindi a Taranto venivano i cosiddetti popti, io mi inchino davanti ai popti, lo dico veramente col cuore, venivano a fare il taglio del tabacco, poi rimanevano per la vendemmia, poi rimanevano ancora per l'olio,
hanno costruito con noi questa grande regione e per cui la parola Grande Salento ci deve onorare. Di questa regione, di cui il Salento è sicuramente la capitale storica, la capitale umana, la capitale scenografica, la Puglia è stata premiata l'anno scorso da due grosse entità internazionali mondiali, da National Geographic, dalla rivista, e dalla più grossa organizzazione turistica, Lonely Planet, come la più bella regione al mondo. Lo diciamo veramente con grande emozione, perché siamo abituati non a metterci le medaglie, ma a condividere il valore di un premio. Un premio, e queste parole le avrei voluto dire alla presenza dell'assessore Dario Stefano, che come giustamente Rocco diceva ha fatto tanto per il nostro vino, per cui il mio ringraziamento personale, il ringraziamento di AISA anche in sua assenza. Grazie dottor Stefano per quello che ha fatto per la Puglia e grazie anche all'assessore Loredana Capone, che soltanto impegni sopravvenuti hanno impedito di essere qua. Grazie per quello che lei vorrà fare per rilanciare ancora di più questo nostro turismo. Allora, un premio soprattutto, come si legge poco ma ve lo leggo, questa rivista ha dato alla Puglia per and the relaxed pace of life, cioè per la pace della vita che si respira in questa nostra regione. Anche il New York Times si è occupato della Puglia e lo ha fatto dedicando la copertina nel settembre 2013, nominandola come la regione più magica d'Italia, perché la Puglia è la regione più bella del mondo. Questo riconoscimento importante, perché si legge la Puglia è una terra dove è possibile vivere un'esperienza unica, non solo per il suo mare, per i suoi borghi, per la sua realtà rurale e moderna, i suoi castelli e le cattedrali, ma soprattutto per la sua autenticità. Siamo i pugliesi persone autentiche e di questo ne dobbiamo fare un grande valore, un grande pregio. Prosegue il tour di Polifemo Locchio di Abate insieme alla medicina sinestetica che il professor Piermichele Mandrillo sta promuovendo in varie zone della nostra Puglia. Siamo partiti da Cellino San Marco, dalle Tenute Carrisi con Albano, siamo stati successivamente presso le terme di Santa Cesaria in una cornice davvero suggestiva ed eccoci ora a Manduria presso le cantine Solo Perto. Ovviamente questa medicina sinestetica che lei sta promuovendo sta cercando di far comprendere la modernità di questo approccio scientifico, si coniuga questa medicina con la natura. Innanzitutto quindi con la degustazione del vino e con i suoi effetti benefici, donde la presenza, la nostra presenza in questa sede appunto delle cantine Solo Perto. Una promozione della medicina sinestetica ma anche del territorio, delle nostre realtà produttive, un'azione sinergica, potremmo dire sinestetica, proprio nel senso che coinvolge, la medicina sinestetica coinvolge la multisensorialità, i sensi. Qui abbiamo davvero una coesione di forze e di intenti e ovviamente il messaggio scientifico. Grazie per la domanda, perché mi permette di dire anche il perché di aver scelto le cantine Solo Perto, a parte l'amicizia personale con Ernesto e con Sabrina Solo Perto, ma per essere in un luogo a celebrare l'intuito del cavalier Giovanni Solo Perto, che un po' di anni fa ebbe a sostenere in maniera molto illuminata che il nostro primitivo di Manduria non doveva più essere un vino da regalare, da vendere al nord per poi essere tagliato con acqua, ma l'intuito fu quello di dire: imbottigliamo il nostro nettare, facciamo partire il primitivo di Manduria. Ecco perché siamo nella casa di chi ha
giustamente dice Primitivo di Manduria per primi. Lei mi diceva del network, cioè detto, la medicina sinestetica nasce da un network neuronale, cioè più sensi e più connessioni neuronali mettono in rete il nostro cervello. Questo mio progetto, questo nostro progetto ha anche questo plus, quello di mettere in rete le migliori aziende vinicole del Grande Salento. Siamo stati da Albano, siamo stati a Santa Cesaria con i vini di Daniele Marinelli, stasera siamo qui dalle cantine Soloperto, il 17 agosto saremo all'interno della 50esima edizione della Sagra del Vino ancora con le cantine Marinelli, e cioè collegare le eccellenze per vendere definitivamente questo nostro nettare straordinario, conosciuto ormai in tutto il mondo, non tanto e non solo per le proprietà del gusto, del sapore, del bouquet, del colore, ma anche per l'azione medica di avere delle peculiarità antitumorali, anti-attacco del sistema cardiovascolare, antierpetiche, non ultime quelle di combattere insieme al cioccolato anche l'Alzheimer. Ecco, è questo il punto fondamentale, è un vivere secundum naturam, potremmo dire. La natura va assecondata, la natura vuol dire multisensorialità, vuol dire sfruttare le nostre risorse, nessun artificio, nessuna violenza rispetto appunto a quella che è il patrimonio che Madre Natura, il buon Dio ci ha dato. In questo senso i prodotti della terra elaborati e sottoposti all'attenzione dei sensi. Beh, sicuramente sì. Paracelso, che è stato il padre dell'antica medicina, soleva dire che la natura guarisce, il medico fa guarire. Non è un gioco di parole, ma un concetto molto fondamentale. Così Plinio il Vecchio, che ebbe a perire nell'eruzione del Vesuvio e quindi in Pompei, sostenne che due sono i liquidi più graditi all'organismo: dentro il vino e fuori l'olio. La Puglia è la maggiore regione di produzione di entrambi i liquidi, sia olio che vino, quindi già ripercorrere 2500 anni di storia ed aver capito il valore di questi due personaggi straordinari, Paracelso e Plinio il Vecchio, basterebbe a giustificare l'idea di un progetto di così larga portata. Ernesto Soloperto, amministratore delle omonime cantine Soloperto appunto, quali i motivi per i quali la vostra azienda ha deciso ha optato per promuovere l'iniziativa del professor Piermichele Mandrillo sulla medicina sinestetica? Ma intanto perché come azienda noi siamo sempre proiettati verso il futuro. Da quando è nata abbiamo sempre cercato di individuare nuove strade, nuove soluzioni, suggerimenti che potessero essere utili al vino in quanto tale, ma anche a tutto il mondo che gira intorno. E quindi quando ci è stata proposta questa iniziativa l'abbiamo accolta immediatamente, proprio perché riteniamo da profani che possa essere sicuramente un veicolo nuovo che possa accompagnare il primitivo o il vino in generale nel mondo, e quindi tra l'altro essendo particolarmente anche valida come iniziativa scientifica ci è sembrato che un connubio potesse essere ideale, e quindi l'abbiamo subito voluta realizzare. Anzi, li ringraziamo per averci dato questa opportunità. Sabrina Soloperto, titolare dell'azienda Cantine Soloperto. È davvero bello che un'azienda locale, un'azienda di Manduria, di Taranto in buona sostanza, sposi un progetto scientifico di un tarantino, del professor Mandrillo. Sì, sicuramente sì, diciamo che l'abbiamo sposato non solo per la vicinanza geografica, ma perché abbiamo creduto in lui come professionista, conoscendolo da tanto tempo, e nel progetto che ci sembra assolutamente interessante. Diciamo che noi in generale siamo legati a tutti i progetti che possono portare a un percorso comune, che possano riunire tutti gli attori delle diverse filiere produttive e non, che possano in qualche modo portarci a lavorare
lavorare insieme verso un obiettivo comune, che può essere la promozione del territorio, la promozione del nostro vino, appunto del primitivo e della zona da cui deriva, per un benessere generale del consumatore. Bene, termina qui questa parte di Polifemo relativa alla medicina sinestetica. Avremo modo di ritornare sull'argomento, abbiamo già preannunciato una ricca puntata riassuntiva degli incontri, la terremo nel mese di settembre, ma prima di congedarci da questa parte di Polifemo voglio esprimere il mio plauso nei confronti del professor Pier Michele Mandrillo, perché vedete, portare avanti una branca di scienza medica finora inesplorata già è un risultato enorme, è un punto di partenza fondamentale, ma poi c'è anche l'orgoglio che il professor Pier Michele Mandrillo è un tarantino, è un nostro conterraneo. Allora, mentre vediamo la fuga dei cervelli, qui invece assistiamo a una persona che vuole dare un contributo scientifico internazionale, ma rimanendo ancorato alle sue origini, alla sua terra, al nostro sud, attraverso la valorizzazione di quanto ci offre madre natura, innanzitutto i cinque sensi, donde la medicina sinestetica.